A Ferrara, Palazzo dei Diamanti, una mostra che sta per chiudere ed è intitolata Stati d'animo, ci riporta, diciamo, a un momento dell'arte italiana di fine 800, primi del 900, e ci riporta anche ad un'atmosfera storica, culturale, di costume, in cui sembra risvegliarsi l'attenzione verso l'interiorità. A parlare di questo connubio fra interiorità, emozioni e l'arte che sa rappresentarle e portarle alla ribalta, dando a questa interiorità un protagonismo sconosciuto, ecco, noi questa sera la ringraziamo di aver accettato il nostro invito, una psicanalista, la dottoressa Yolanda Marsiglia, che io chiamerò molto più familiarmente Yolanda. È a Ferrara da 35 anni, una psicanalista di scuola junghiana, ma ci diceva poco fa, Yolanda, ci dicevi che Sì. non ti sembra corretto e giusto per una psicanalista sposare, diciamo, una scuola Sì, e perseverare. certamente la formazione si compie secondo un indirizzo piuttosto che un altro, però specialmente per la psicoterapia è indispensabile integrare le opinioni, le idee, le ricerche di una scuola con quelle delle altre, affinché non si diventi settari. Ecco. Ecco che questo è un po' un Sì. pericolo, no? Tutti quelli che, come dire, si occupano, si interessano anche di interiorità, di psicanalisi, di psicologia, perché entrare, diciamo, nella psiche delle persone fa pensare ad un potere sulle persone Sì, stesse, è è così. per questo che siamo molto temuti, antipatici. Io vedo che quando entra uno psicoanalista in un ambiente c'è un irrigidimento, un momento Un di... po' di paura, eh? Che tu mi legga, che tu legga nei miei comportamenti qualcosa che io solitamente non che dico. non è affatto così. Non è affatto così. No, Ecco, no. Yolanda Marsiglia, appassionata d'arte, è anche, come dire, una soro-ottimista. E quindi avremmo voluto con il soro-ottimist Club di Ferrara poter fare un'iniziativa per accogliere anche un pubblico femminile attorno a questa mostra, che comunque è stata molto visitata e continua ad essere visitata fino all'ultimo giorno, anche perché ci sono delle serate di apertura per facilitare l'affluenza del pubblico. E allora, non avendo potuto dare corso a questo nostro, diciamo, progetto, Yolanda però ha accettato di raccontarci un po'. Ecco, come la figura femminile sia strettamente legata a questo tema dell'interiorità e come nei quadri di questa mostra, Previati, Boccioni, Pellizza da Volpedo, ci siano tanti soggetti femminili, a partire, come dire, dall'immagine che dà il logo alla mostra. Che scelta egregiamente. Perché? Sì, perché Che cosa ci rappresenta? allora, prima voglio sottolineare un punto interessante che tu hai detto di questa grande varietà di personaggi femminili a proposito dell'interiorità e delle emozioni. Perché? Vista da parte maschile, vista da parte della cultura per la maggior parte maschile, l'emozione, il sentimento, il sentire, le sensazioni vengono attribuite come vissuto alla donna. Per questo la donna è mobile, perché le Ecco. emozioni sono mobili, perché il mondo interiore ha delle dinamiche che non sono perfettamente razionali come quelle che l'uomo attribuisce a se stesso. Quindi l'interiorità, diciamo almeno per l'epoca a cui ci stiamo riferendo a proposito della mostra, l'interiorità è considerata appannaggio delle donne?
diciamo, un'interiorità animata dalle passioni, dalle emozioni. Sì, a parte i poeti. A parte i poeti, ecco. Donne e artisti. Sì, sì, e artisti, soprattutto musicisti, anche questo è l'aspetto buono, migliore. Poi c'è l'aspetto temuto, come passioni, istintualità non controllata, disordine, che vengono attribuiti anche questi alla donna e agli artisti meno altolocati. Ecco, meno altolocati. Quindi diciamo così che il periodo a cui facciamo riferimento ci riporta ad una società in cui c'è un codice di comportamento femminile dominato da una rigida disciplina, ed è un codice di comportamento, diciamo, che è stato regolato dagli uomini, e riflette, diciamo. Sì, la disciplina è una denominazione militare. La disciplina deve governare tutta la società. E per il mondo femminile sono consentite soltanto quelle emozioni che riguardano la maternità, che è sempre vista come un vissuto positivo della donna, e l'amore verso i genitori o i fratelli. Ecco. Quindi le uniche forme di sentimento concesse sono di queste. Sentimento familiare. E arriviamo fino all'Ottocento in questo modo? Sì. Sì. Quindi la società borghese, particolarmente perbenista, ecco, aveva un po' irrigidito, no? Sì, la figura femminile. L'io, la razionalità che si faceva coincidere con l'io, non doveva essere minacciato da sommovimenti interiori che avrebbero messo a dura prova lo stesso governo dell'io. E infatti una frase di Freud, quando cominciò ad occuparsi dell'inconscio, fu quella di dire l'io non è più padrone in casa propria. Ecco, quindi voglio dire, sì, trasportandoci a quell'epoca, possiamo immaginare quanto questo potesse essere deflagrante. Certo, certo, certo. Ecco, diciamo, l'io fondamentalmente, coincidente con la razionalità, viene scardinato da questo irrompere, diciamo, sulla scena, no, del mondo e anche dell'arte, sì, dell'interiorità, sì, dell'emozione, del sentire, del sentimento, e diciamo, ed è proprio la donna ad attribuirsi, non più a titolo di disonore, ecco, ma quasi di vanto, questa capacità di amare, di provare passioni, di sedurre. Nella mostra c'è Francesca da Rimini, nella scena, diciamo, sì, così, della morte, dell'uccisione. Sì. Non c'è la figura del marito che uccide, ma soltanto Francesca e sì, Paolo. Sì, è una celebrazione dei due amanti, perché lui si pone davanti al corpo di lei per coprirla, quindi le dona la sua vita. Lei lo accoglie come in un orgasmo, perché non c'è un'espressione di fronte alla morte di terrore o di sorpresa. Certo. C'è un abbandono felice, come un compimento di questo grande amore per tutta l'eternità. Ecco, che è un po' poi quello che... una lettura quasi dantesca. Cioè... Sì. Diciamo un amore che non termina, che non finisce mai, che si trascina anche costui nell'inferno. Che da me non fia diviso. Esatto, questo è il massimo dell'amore. Sono all'inferno, però ci staranno sempre insieme. Insieme, ecco. E Dante si commuove anche. E sviene. E siamo nel Medioevo. Sì. E quindi, ecco, diciamo che questa società ottocentesca, borghese, perbenista, è lontana da questa modalità. Ed ecco che arrivano gli artisti, come dire, ad interpretare in modo diverso. Però la donna in quell'epoca, come ci dicevi, è condannata quando ha comportamenti che sfuggono un po' a questo ordine delle cose, questa razionalità imposta, è condannata ad essere considerata un'isterica. L'isteria è questa patente terribile di patologia, sì, delle donne che hanno comportamenti irregolari, dico bene? Sì, comportamenti soprattutto che lasciano intravedere
un'energia, una passionalità che i canoni sociali non hanno permesso di esprimere. E quindi c'è una collocazione nel patologico di quello che si teme. Ecco. E la donna fa paura quindi se sfugge a questi canoni. Certo, perché è portatrice di quello che non si controlla. Ecco, nella nostra società, prima di passare diciamo ad una lettura di alcune immagini che tu ci hai portato, così riprodotte in bellissime anche fotografie, nella nostra epoca ho l'impressione che siamo arrivati addirittura a rovesciare adesso agli antipodi di questo fine Ottocento borghese, codino, che confina diciamo le emozioni nella donna al patologico e negli uomini nel trasgressivo, ecco, no? Oggi sembra di essere nell'epoca in cui le emozioni condiscono tutti i momenti della vita, l'immaginario, è così? Ed è normale, bene? Allora, se possiamo fare un confronto, io direi che la manifestazione isterica di quel periodo era l'unico modo per esplodere. Ora l'esplosione è avvenuta e per tutta una serie di considerazioni che sarebbe un po' anche fuori luogo accennare, adesso è completamente messo in, come prima veniva messa in angolo la dinamica interna, adesso viene messo in angolo l'io, cioè il senso di responsabilità e il senso del limite e della padronanza di sé. Non si è più padrone di sé, perché quell'interiorità che una volta era temuta ha avuto via libera, ma presa in assoluto come la strada della felicità, in realtà è stato un risultato devastante, perché non è più né governato né controllato. Ed è talmente devastante che si cerca addirittura di accentuarlo con le sostanze, l'alcol e le droghe. Perché? Perché è una specie di caduta all'indietro verso la regressione, verso l'espansione senza più soggetto però. Non sono io che mi espando attraverso l'arte, attraverso la religione, attraverso le forme di elevazione, ma quasi non si può più pronunciare io, perché non ci sono. Sono in preda. In preda a qualcosa che mi domina? Certo. Beh, però queste emozioni vengono estremamente valorizzate anche dalla pubblicità, dalla... E beh, quella è per far soldi. E quella per... ecco. Quindi, come dire, le emozioni diventano un surrogato di una capacità o di una volontà dell'individuo di innalzare se stesso attraverso anche la crescita, il controllo di sé, attraverso l'armonia delle varie funzioni psichiche. Ma se non c'è armonia, c'è dissipazione. Ecco, che cosa, adesso siamo un po' curiosi, usciamo un po' dalla mostra, da Palazzo dei Diamanti, usciamo dalla storia, da questa epoca di fine Ottocento, primo Novecento, ed entriamo nello studio, senza essere indiscreti, della psicanalista e psicoterapeuta. Quali sono i problemi che oggi hanno le donne, se c'è una tendenza, una dominanza, una prevalenza? Là magari poteva esserci questa, come dire, pressione delle proprie emozioni che poteva esplodere ed essere etichettata come isteria. Oggi? Allora, oggi il problema fondamentale delle donne rimane ancora la relazione con l'uomo. Soltanto che si è complicata, perché si sono complicate le supposte
identità maschili e femminili. Cioè? Faccio un esempio molto banale e sicuramente riduttivo. Noi donne vogliamo essere, abbiamo voluto essere come gli uomini, però non accettiamo che l'uomo non sia più quello di una volta. Cerco di spiegarmi meglio se è possibile. Cioè, l'evoluzione è stata contemporanea di uomini e donne, inevitabilmente? No. L'uomo è cambiato, ma è cambiato in un altro senso, nel senso che cerca di essere come vogliono le donne. E le donne invece hanno ancora bisogno, anche se non lo dicono perché non è politicamente corretto, perché non ne sono consapevoli, le donne vogliono ancora l'uomo che è galante. Ah, è galante, no, non dominatore, è galante. No, galante. Riconosca, diciamo, una specificità del femminile. Dominatore no, Yolanda, non dirci che le donne vogliono un uomo dominatore. No. Però vogliono delle prove del suo attaccamento. E quando c'è una sofferenza psicologica abbastanza forte, si scambia per attaccamento anche il dominio. Ho capito. È questa la motivazione per cui si rimane con chi ha dato delle avvisaglie inequivocabili. Quindi della sua violenza, anche, della sua la violenza maschile, che ci stupisce sempre che ci sia questo legame, questa passività, ma tu dici sono delle ragioni profonde. Sì, ecco. Nello scambio del possesso, allora ci tiene a me. Ecco, però hai detto una cosa che mi incuriosisce molto, cioè oggi gli uomini tendono ad essere come le donne. No, come vogliono le donne. Come vogliono le donne. Come pensano loro, perché è sempre un fatto di interpretazione. Se la società interpreta in maniera maschile la donna, la vedrà pericolosa, come nell'epoca di questi quadri, ad esempio, no? Se gli uomini ritengono che le donne vogliono questo da loro, ma lo ritengono, ma non è detto che sia così. Certo, quindi è sempre molto importante, diciamo, la capacità di comunicare nelle relazioni interpersonali. È difficilissimo tra uomo e donna. Difficilissimo. È difficilissimo comunicare. E come si fa ad imparare qualche cosa di questo alfabeto della comunicazione fra uomo e donna? Cosa ci vuole? Educazione, ci vuole educazione dei sentimenti, l'educazione in famiglia, ci vuole un'atmosfera sociale particolare? Adesso io ho chiesto una ricetta, ma naturalmente noi semplifichiamo molto. Allora, innanzitutto è quasi banale dirlo, comincia tutto dalla primissima infanzia. Perché più il bambino è piccolo, più assorbe, più impara. Non a livello mentale ancora, ma in una maniera molto più profonda che gli rimarrà per tutta la vita. Allora, se il bambino sente parlare degli uomini, delle donne in una certa maniera, quello impara. Ma soprattutto impara come si comporta papà con la mamma e la mamma con papà. Quindi attente mamma e papà, perché è da lì che cominciano i guai per i vostri figli e per i nostri figli. Sì, così. Allora, poi vorrei dire una cosa forse poco accademica, però insomma ce lo permettiamo. Negli anni 60 c'erano dei film americani stupendi che erano delle commedie divertenti di storie di coppie con figli, con parenti, genitori, alcuni interpretate da Doris Day e Rock Hudson, oppure altri attori che andavano per mangiare. Ecco, con questo spirito leggero si vedeva come le coppie riuscivano ad affrontare anche le difficoltà che immancabilmente ci sono tra le coppie. Noi oggi non abbiamo più lo spirito leggero. Quindi rappresentiamo anche il nostro cinema soltanto i drammi, soltanto le patologie, soltanto quello che non va. È tutto pesante, è tutto definitivo e drammatico. Quindi
poco utile dal punto di vista, diciamo, dell'educazione. Non è vitale. Perché la vita è leggera anche. Oh, che belle parole che ci stai dicendo da psicanalista. Torniamo dentro la mostra di Palazzo dei Diamanti. Allora, c'è chi ha criticato questa immagine femminile. Sì. Invece tu hai detto è perfetta. Per rappresentare lo spirito della mostra. Mm. Perché lì è raffigurata uno sguardo che non è perso, ma è uno sguardo che va a rivivere quel dolore del ricordo che è stato suscitato dalla lettura di quella lettera, per cui si abbandona insieme con la mano quasi con una sfinitezza, cioè tutto è compiuto, tutto è tornato nel cuore e nella mente che io posso riguardarmelo. Al tempo stesso il dolore mi fa aggrappare con una mano contratta, così come gli arti contratti venivano attribuiti a manifestazioni isteriche. Ma la contrattura è appunto una maniera di reggere il dolore. Ecco. E lì c'è raffigurato tutto, dagli occhi alla mano destra, sì, alla mano sinistra. Quindi per una rappresentazione estetica, sì, delle passioni. Sì. Ecco, poi c'è un altro logo che è molto piaciuto ed è la risata, l'allegria, cioè quello, sì, non più la passione, non più la probabilmente anche dell'ebbrezza. Ebbrezza. Quindi ed è estrema. La raffigurazione di quando c'è questo venir fuori dei contenuti emotivi, dell'entusiasmo, della risata, della liberazione, che è festosa, ma non completamente, perché ci sono delle tinte, ci sono dei tratti anche un po' inquietanti, anche un po'... Ecco. Sì, certo, non c'è una realtà certamente. E quindi si comincia a scontare in qualche maniera la perdita di sé, anche se prevale questa dimensione, sì, diciamo, sì, di allegria. E poi ci sono i mostri proprio, no? Sì, e quelli sono i contenuti inconsci temuti. Cioè noi pensiamo che al di sotto dell'io, nelle dinamiche interne, ci possano essere soltanto delle realtà minacciose. Mm. Allora Jung, per esempio, ha affermato che non è così, perché nell'inconscio ci sono anche delle risorse e delle indicazioni per la realizzazione della nostra individualità. Però certamente in quell'epoca e di primo acchito, se io penso di avere una dinamica interiore, insomma, non mi sento tanto sicuro. L'io si sente un po' minacciato. Ecco, diciamo, un secolo è passato circa, no? Da quell'epoca, da quella temperie, l'interiorità, o meglio le emozioni, il vissuto interiore ha dignità di esistere, anzi è eccessivamente portato all'esterno, per cui, sì, diciamo, la spontaneità diventa un valore assoluto. Diventa un valore assoluto. E anche questo è un eccesso. Sì, perché nella dimensione umana non esistono valori assoluti. È l'armonia quella a cui dovremmo tendere. Sì, e dell'armonia fa parte anche il controllo. Certo. La parola è brutta, amministrazione, certo, ma insomma la presa in carico della realtà. Certo. E la realtà vuole dei limiti. Quindi andando a vedere questa mostra, come dire, noi siamo indotte così per storicizzare anche i soggetti a fare un salto di un secolo in quell'epoca in cui la repressione dominava sovrana per quanto riguarda le emozioni sputo delle donne. E oggi però, riflettendo, ecco, per comparazione sull'oggi, dobbiamo capire che neanche questa esplosione di un'interiorità incontrollata è un valore positivo, è questo che ci dici? No, scusa, non ho capito. Non è un valore positivo dare sfogo all'interiorità e alle emozioni, non è un fatto positivo. Non diventa più neanche l'interiorità, perché è un... L'interiorità ha valore per me quando mi riguarda. Nel momento in cui io non c'è più l'io,
ma c'è un lasciarmi perdere. Anche l'interiorità, non, se non viene letta, è come una pagina non scritta. Noi abbiamo dei problemi come società, anche se oggi si va dallo psicanalista, dallo psicoterapeuta, non c'è più questa paura, no, di dire, beh, insomma, se ho un disagio psichico non vuol dire che sono una malattia mentale, no? Si va, sì, più... però adesso si comincia anche, piuttosto che andare in terapia, ad assumere degli psicofarmaci, e questo è molto pericoloso. Quindi si tende a curare come fosse un fatto fisiologico, come fosse un fatto... Non si vuole guardare dentro. C'è paura a guardarsi dentro. Sì. Ecco, questa paura a guardarsi dentro, concludiamo così questo, diciamo, primo approccio con Yolanda Marsiglia, sperando che voglia invece concederci ancora dei momenti in cui, grazie a lei, possiamo, come dire, andare a guardare più da vicino il rapporto che abbiamo in questa epoca con il nostro io. Ecco, dicevo, non, insomma, si frequenta più volentieri lo psicanalista di quanto non si facesse un tempo, lo psicologo, lo psichiatra, ma che cos'è che può aiutarci ad avere un rapporto, come dire, meno soggetto a pregiudizi con la nostra interiorità? Dobbiamo... è l'educazione che ci serve, è la lettura, la letteratura, frequentare l'arte piuttosto che la scienza. Allora, frequentare l'arte, la scienza e la lettura. Ah, ecco. Cioè, entrare dentro a quel conoscere che l'uomo ha percorso in tanto tempo, rimanendo a casa nostra, cioè coscienti e non in preda agli impulsi o alle sostanze. Casa nostra è questa, una realtà umana in cui c'è una componente di coscienza, una componente più profonda ed emotiva, che devono collaborare. Questa è la realtà umana, tutto il resto è un artificio o una perdizione. Ecco, in un momento storico in cui il nostro paese ha dei grossi problemi di natura sociale, economica, ci sono, cresce anche il disagio psichico, psicologico nei soggetti, dei singoli, anche nelle famiglie, nelle comunità. E quindi ci sono dei guru che danno delle ricette, degli insegnamenti. Quelli ci per sono aver sempre successo. Stati. Ci sono sempre stati. E quindi dobbiamo guardarcene un po'? Ognuno fa, è libero. Non so, possono anche alleviare in qualche momento particolarmente duro di disperazione, si va dove capita e in quella frazione di tempo è meglio che rimanere disperati, perché si può finire, certo, anche male. Ecco. Dopodiché ci troviamo in tante difficoltà. Io sono nata nell'immediata dopoguerra. Voglia se ce n'erano di difficoltà, però tutti si davano da fare. E quindi dobbiamo darci da fare. Sì, più che constatare. Dobbiamo agire. Mi dispiace citare ancora Jung, ma io ho premesso che non sono una talebana. Allora, Jung diceva che un vero uomo è quello che la mattina va nel suo ufficio, mette i piedi sulla scrivania, era nel suo soggiorno in America, sì, ecco, mette i piedi sulla scrivania, per un quarto d'ora pensa a quello che deve fare e tutto il resto della giornata lo impiega per quello che ha pensato di dover fare. Bene, mi sembra che sia molto esplicito come messaggio, ti ringraziamo anche di questo. Grazie Yolanda Marsiglia, grazie di questa a lettura, grazie un po' a partire dalla mostra, diciamo, di queste tematiche. Sì, così ci facilmente. Si allarga naturalmente. Si allarga, sì. E grazie anche a voi come sempre dell'attenzione che ci ha riservato. Arrivederci.